Ragazzi, sapete cosa mi fa più male di questa situazione qua? Sapete che cos'è che mi dà veramente tantissimo fastidio di questa situazione qua? Il fatto che siamo arrivati a questa partita totalmente capaci di poterla vincere con un tipo di atteggiamento, con un tipo di modo di fare, con un modo di fare sicuramente molto diverso. Siamo entrati in campo ancora una volta impauriti, spaventati, con un atteggiamento secondo me totalmente sbagliato, che non ha fatto altro che peggiorare le cose. E quindi la Juventus ha continuato, ha cominciato, ha perso alla fine dei punti veramente molto importanti nella gara con l'Inter. Avete visto tutti quanti, insomma, le situazioni che ci sono state. Io, devo dire la verità, sono un po' demoralizzato per questa cosa, perché è normale, no? Uno si aspettava che la Juventus entrasse in campo con un atteggiamento diverso, che entrasse in campo con un modo di fare diverso. Siamo entrati in campo e sembravamo persi, ok? Primo tempo letteralmente niente, tranne pochissima roba all'interno insomma, della quale noi abbiamo cercato di trovare comunque un senso in tutto questo, perché comunque c'era la Juventus che ha cercato di costruire un pochino, però loro più sciolti, più veloci, più rapidi, più tecnici, noi impantanati, sempre molto lenti, sempre molto musci. Ovviamente io l'ho detto mille volte, ne ho parlato. Spesso i problemi li abbiamo evidenziati. Io non dico che sia tutto sbagliato, va bene, ragazzi, perché non sono qua a fare chissà che polemica. Però, onestamente parlando, tu hai la possibilità di giocarti una partita così importante, comunque hai la possibilità di giocarti una gara così fondamentale per quelli che sono gli equilibri del campionato, e te la va a giocare con questo modo di fare, sinceramente irritante. Cioè, tu entri in campo con questo, con questo proprio comportamento che per me è totalmente sbagliato concettualmente, da un punto di vista morale, da un punto di vista del rispetto dell'avversario. Cioè, io non riesco a capire sinceramente in che modo la Juventus stasera l'abbia preparata sta partita. Cioè, per me l'ha preparata proprio col sedere la Juventus la partita stasera, perché ci siamo impantanati da soli praticamente. L'Inter sì, si vede che è più forte, si vede che ha una tecnica maggiore, ma non è impressionante a tal punto da dire: oh, cavolo, la Juventus non poteva battere l'Inter. La Juventus, se avesse preparato meglio la gara, se i ragazzi, se l'allenatore anche avesse preparato meglio la gara, probabilmente le cose sarebbero andate in maniera diversa. Invece ci siamo presentati a fare degli errori che secondo me sono banali, cioè errori ridicoli, errori veramente ridicoli, ma non è neanche, sapete, lascia perdere gli errori, è proprio il modo di essere in campo che non mi è piaciuto. Cioè, è da un po' di partite, due o tre partite, che quella Juventus che io ho visto precedentemente si è un pochino affievolita. Si è affievolita, cioè è diventata una Juventus timida, troppo timida, troppo moscia, troppo inefficace, e quindi all'interno delle partite del genere poi si vede tutto, capito? Errori che sono banali, cioè cose che tu in mezzo al campo non dovresti manco sbagliare, capito qual è il discorso? Tu non ti dovresti manco permettere a sbagliare queste cose in mezzo al campo, capisci il punto? Allora passi tutto quello che abbiamo visto, anche un sacco di polenze, un sacco di situazioni insomma particolari, delicate, però no, 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 ragazzi, il modo di comportarsi non lo accetto. Cioè, ve lo dico sinceramente. Cioè, io veramente sono veramente stufo di vedere determinati atteggiamenti. Io non faccio nomi, ci mancherebbe altro, perché non mi metto qua a puntare il dito su giocatori, chi ha sbagliato cosa. Io non mi metto a puntare il dito su questa cosa, però veramente sono veramente stufo. Nelle gare piccole, con squadre piccole, sembra tutto a posto. Quando incontriamo una squadra forte, giocatori, determinati giocatori se la fanno addosso. Cioè, ma non si può continuare in questo modo, senza considerare il fatto che tu stasera non hai comunque fatto niente di particolare lì davanti. Sì, ogni tanto qualche piccolo principio di prova offensiva, lo vogliamo chiamare in questo modo. Però poi nella sostanza delle cose, cioè nella cosa reale, proprio nell'andare proprio ad aggredire, non ci sei. Cioè, capito? Cioè, non ci sei, capito qual è il discorso? È un discorso, secondo me, cioè, secondo me anche un pochino banale. Io non ho visto, ripeto, una squadra che oggi è entrata in campo con il comportamento di uno che arriva e fa la differenza.
Non l'ho visto. Ci ho visto una squadra, comunque una squadra non all'altezza della gara. Ci ho visto una squadra che ha giocato, che ha fatto, ha prodotto, ha giocato senza paura, forse perché anche erano in casa, comunque. Cioè, e ho visto una squadra che invece faceva fatica e non riusciva a fare quello che doveva fare e non riusciva a correre e poi ci fermavamo. Cioè, anche a livello, anche tutte le occasioni che tu hai dovuto creare, provato a creare qualcosina lì davanti. Cioè, un modo di andare avanti, mettere il pallone, provare. Molto. No, non c'è stata quella capacità tipica della Juventus di offendere, di andare, insomma, non di offendere, ma proprio di non c'è stato niente. Niente. Cioè, niente che mi facesse dire la Juventus ha lavorato. Niente. Cioè, niente che mi desse comunque una possibilità a livello mentale di dire la Juventus questa gara la può vincere. E purtroppo quando incontri ste gare così e entri in campo in questo modo, cioè, raga, non si può di niente. Non si può di letteralmente niente, capite qual è il discorso? Secondo tempo, insomma, ok, abbiamo visto qualcosina in più, però io sinceramente parlando reputo che per la Juve questo sia un pochino troppo poco. Sinceramente parlando credo che sia troppo poco. Poi, giustamente, ognuno la può pensare a modo suo, ognuno la vede a modo suo, ci mancherebbe altro, però trovo che ci sia un enorme problema alla base e che questo problema alla base sia non tanto tutto quello che si scrive in giro, non tanto il resto, ma trovo che ci sia un problema proprio di interpretare, proprio di capire cosa devi fare in mezzo al campo a tal punto da poter dire, oh cavolo, però io riesco comunque a fare questa cosa perché evidentemente so fare. Invece niente, la Juventus entra in campo, sta in mezzo al campo, non fa niente letteralmente, dalla mattina alla sera non riesce praticamente a fare niente. Cioè, sta qui da un paio di settimane a questa parte, non riesce a dare quello che ha sempre dato e nelle gare importanti come queste, puntualmente lo prendi, insomma è meglio che non lo dico, perché questi sono punti persi. Questi sono punti persi, punto e basta, e sono punti che nel contesto in cui tu ti trovi sono punti importanti. Cioè, non è inutile che noi neghiamo, è inutile che noi facciamo finta di niente, che noi diciamo no, no, ma non fa niente perché la gara è lunga. Certo che è lungo, il campionato è, voglia a te a vincere partite, ce ne sono tante, però il discorso è che devi, non puoi continuare con sta testa, capito? Cioè, non con questa, ma non puoi continuare proprio con questo modo di essere, capito? Devi cercare di fare qualcosina di più adesso. Cioè, adesso non basta quello che abbiamo visto negli ultimi 3 mesi. Devi cercare di fare quel qualcosa di più che ti possa portare poi ad avere un risultato diverso. Poi, giustamente, raga, ognuno la pensa a modo suo, ci cioè, mancherebbe altro. Cioè, ognuno la vede a modo suo, ok? Però comunque io trovo che la Juventus non sia stata una squadra che stasera non ha meritato. La Juventus stasera non meritava, appunto. E questo è, non meritava di vincere, cioè non ha meritato i 3 punti, tutto qua. Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate voi, ragazzi, perché non lo so. Fate